Oggi non badiamo a spese, andiamo a cercare la grande qualità. Andiamo a pagare quello che è giusto, in alcuni casi anche caro, ma abbiamo una qualità enorme. Parliamo di zaini che possono diventare da viaggio, che possono diventare da tutti i giorni. Te ne parlo subito dopo la sigla e poi andiamo via via veloci con questi 5, e dico 5 zaini fighissimi. Allora, la premessa è questa. Questi zaini non sono economici. Questo non è un video trova gli zaini più economici. No, questo è un video dove gli zaini sono cari. Costano parecchio. In alcuni casi tanto. E te lo ripeto, tanto. Ma sono quell'acquisto che tu fai una volta nella vita e poi ti ritrovi a utilizzare per una marea di anni. Diciamo 10, diciamo 15. Sì, perché questi zaini hanno una vita quasi infinita, a meno che non li butti sotto un camion. In alcuni casi, anche buttandoli sotto un camion, hanno una vita infinita. Quindi fai magari una scelta più oculata, cioè nel senso fai una valutazione, provali, guardali, sentili, vedili dal vivo, vai in un negozio e vedili dal vivo e poi fai l'acquisto e dopo non ci pensi più. Perché quello è l'acquisto per la tua vita, per almeno un grande pezzo della tua vita. Quindi, come puoi immaginare, è una scelta molto personale. Ci sono persone che preferiscono cambiare lo zaino tutti gli anni, una volta ogni anno e mezzo, due, spendere magari 40-50 euro per uno zaino, e invece persone che preferiscono fare il vero investimento e magari andare avanti 5 anni, 10 anni, 15 anni con lo stesso oggetto, con lo stesso zaino. Cerchiamo però di categorizzarli, poi andiamo a vederli subito questi 5. Sono zaini che possono essere da tutti i giorni, zaini da viaggio, zaini uomo e zaini donna. Alcuni sono forse un pochino più maschili, ma sono comunque unisex per la maggior parte e possono essere, ripeto, zaini anche da viaggio, magari come secondo bagaglio umano, anzi tutti come secondo bagaglio umano perché non stanno nei 40, 25, 20. Tutti hanno la parte porta PC, quindi sono anche zaini da lavoro, zaini per chi deve portarsi dietro della roba elettronica. Ma ripeto, valgono anche come zaini da tutti i giorni, per andare al lavoro ad esempio. Come sempre mi aiuterò con i siti dove sono, così vedi anche dove lo puoi comprare. I link sono tutti qui sotto in descrizione. Se utilizzi questi link chiaramente supporti anche il progetto Viaggio Vero. A te non costerà nemmeno un centesimo di più, anzi cerco di passarti tutti i link meno cari del momento su questi zaini, e se tu acquisterai da lì io mi prenderò qualche centesimo di euro, e per questo già ti ringrazio, perché stai supportando in un altro modo il canale YouTube di Viaggio Vero. Il primo è il mio zaino, appena comprato a dicembre, quindi pochi mesi, 4-5 mesi di utilizzo, ma utilizzo costante e sempre più felice. Parlo del Samsonite, XBR, che è uno zaino porta PC, non dico balle, l'ho comprato il 16 dicembre 2022, come vedi da questo banner di Amazon. L'ho preso proprio su Amazon, l'ho pagato sui 150 euro, diciamo che l'ho pagato qualcosina di più, eravamo sotto Natale, costava qualcosina di più, ora è scontato del 17%, che non è male. Questo zaino è una figata pazzesca, questo zaino è qualcosa di unico, guarda, ha doppia tasca che poi diventa tripla, quadrupla. In realtà questo zaino è lo zaino forse più bello, più modulare, migliore come utilizzo che ne devo fare che ho mai avuto, sia quando vado in viaggio e mi devo portare tante cose elettroniche, sia quando vado tutti i giorni magari a lavorare in un ufficio, in biblioteca, in un coworking e così via. Ma io sono qui a parlarti di questo zaino facendotelo vedere su Amazon, il link te lo metto qui, ma in realtà te lo posso far vedere dal vivo perché è qui. E lui, il mio Samsonite, l'investimento. Io l'ho pagato un 160 euro più o meno, ma ne sono talmente contento. Cioè, questo sembra tirato fuori dalla scatola. Ragazzi, lo utilizzo
praticamente 4 giorni a settimana, tutto il giorno sulle spalle, cioè non tutto il giorno, però me lo porto in giro tutto il giorno, e quando viaggio questo non manca mai sulle mie spalle, soprattutto se viaggio per lavoro. Quindi questo è lo zaino che cercavo da una vita. Sapete che io avevo adattato uno zaino fotografico fighissimo della K&F, che consiglio ancora, eccetera, eccetera, però era uno zaino fotografico, l'avevo adattato, pochi scompartimenti. Ho comprato questo e vabbè, la vita è cambiata, quindi tanta tanta roba. Il secondo zaino di questa lista, e andiamo sul più caro in assoluto, è di una marca primaria italiana, Piquadro. Piquadro non teme confronti con altri zaini, questo è il loro zaino da lavoro con il porta PC, è uno dei modelli, perché ce ne sono tanti di modelli, come vedi è un unisex, e cerco di darteli tutti più o meno unisex. Non sto qui a dirti la qualità di Piquadro, sto qui a dirti anche che costa un botto, perché questo zaino costa quasi 400 euro. È di pelle, sicuramente di altissima qualità, stiamo parlando di uno zaino tra i migliori al mondo, mettiamolo tra i migliori al mondo. Quindi vedi tu, cioè nel senso che qua stiamo parlando veramente di qualità superiore, qua stiamo parlando di investimenti del futuro. Questo, cioè, tu prendi questo e dura anche più del Samsonite mio, cioè questo zaino lo butti sotto un treno e ne esce sporco ma non rotto, ecco, diciamo la roba dentro magari è rotta, però lo zaino in sé non è rotto. Quindi ci sono diversi colori, risparmi 3 euro al momento con quello blu. Questo è un regalone che ti viene, che ti fai, un investimento grosso, però è un super 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 zaino. Dovevo mettercelo perché tra gli zaini fighi in assoluto è indiscutibile che Piquadro deve starci in questa classifica, che poi non è una classifica, è una lista, ma ci deve stare Piquadro, perché stiamo parlando di una qualità italiana alta alta alta, se non la più alta in assoluto. Terzo zaino di questa lista, il Nordace. Il Nordace è lo zaino di Silvia, ed è qui, e come vedi anche qui abbiamo acquistato questo articolo, attraverso il mio Amazon il 20 settembre dell'anno scorso, lo sta usando tantissimo. È uno zaino in chiave moderna, uno zaino veramente forse il più modulare di tutti quelli che ti ho fatto vedere, nasce proprio per avere modularità. Non so dirti il numero di tasche che ha e la capienza che ha questo zaino, è veramente qualcosa di estremamente modulare, io non so, avrà 30 tasche, è veramente di una perfezione come è studiato per metterci tutta la roba dentro, cioè come vedete ha addirittura una taschina per gli occhiali interna protetta, cioè ma veramente è una cosa assurda. Chiaramente ha lo spazio e la tasca dedicata al computer, insomma Nordace, che è in diversi colori, è sempre in diversi colori e in diversi prezzi, costa un 130 euro, potete vederlo anche qua. L'unica cosa che forse fa difetto al Nordace è che non è del tutto impermeabile, è molto impermeabile ma è un tessuto meno impermeabile di tutti gli altri che ti faccio vedere. Questo non ti deve bloccare nell'acquisto, perché stiamo parlando anche qui di qualità eccezionale, e anche qui non capisco perché non te lo faccio vedere, l'ho appena fregato a Silvia, ed ecco il Nordace, è lui, facciamolo vedere qua. È lui il Nordace, che dovrebbe ormai lavare perché l'ha preso voluto chiaro, ma fa un po' schifo adesso, però guardate la capillarità, modularità che ha, insomma ha tante tasche, forse un giorno ci farò anche la recensione. Non manca della presa USB qui sotto, super super comoda, 1000 tasche, perché veramente ce ne ha dovunque di tasche, veramente è, non è la stessa tasca, sono più tasche diverse, una sovrapponibile all'altra, è pazzesco il Nordace, come modularità è incredibile, dentro ha così tante tasche che veramente sono incontabili, se le conto, ho detto 20, secondo me sono molto di più. Quindi Nordace, super consigliato a chi, anche per viaggi sicuramente, non consiglio il colore che ho fatto vedere, quello che ha Silvia, perché si sporca molto, lei non l'ha ancora lavato da settembre, però come vedete è un pochino scurino, ha preso, andrebbe lavato, si lava tranquillamente in lavatrice, solo che lei non ha voglia e tempo di farlo. Detto questo, non si dà il tempo perché lo usa praticamente tutti i giorni in realtà, quindi adesso la obbligherò io, però
Detto questo, è uno zaino super consigliato. Non ha un prezzo neanche eccessivo, è equiparabile al Samsonite. Samsonite è forse un pochino più maschile, questo è sicuramente, secondo me, un pochino più femminile, anche se era la mia seconda scelta. Poi dopo ce l'aveva lei, ho detto magari lo provo da lei, mi è piaciuto un sacco, però io volevo un Samsonite da una vita, mi piaceva quello, l'avevo provato, insomma, sono andato su Samsonite. Però anche il Nordace è un super zaino e se dovessi usarlo non avrei nessun problema, un bel investimento. Prima di continuare con il video ti chiedo un attimo di attenzione, perché ti ricordo che se ti sto aiutando in qualche modo con questo video, ti sto informando, divertendo o comunque questo video in qualche modo ti piace o ti torna utile, beh allora puoi sostenere il progetto Viaggio Vero con una piccola donazione, il pulsante grazie è qui sotto, oppure ancora meglio pulsante abbonati, anzi abbonati, abbonati, abbonati subito a 99 centesimi al mese, nemmeno il costo di un caffè per te, e puoi rimanere abbonato quanto vuoi perché avrai tanti vantaggi. Già cliccando sul pulsante abbonati vedi la lista dei vantaggi che avrai, ma ora te li dico. Il primo, 50% di sconto su tutti i prodotti che vado a creare da qui in avanti. Insomma, tu avrai tutto l'anno il 50% di sconto su qualsiasi cosa andrò a creare e metterò in vendita. Inoltre avrai la possibilità di vedere il video in esclusiva solo per gli abbonati al canale YouTube, dove ti passo le offerte migliori, le promozioni migliori della settimana, e di solito è al giovedì, però non è detto. Comunque le migliori offerte della settimana in esclusiva per gli abbonati al canale YouTube di Viaggio Vero. Ultimo ma non meno importante, è un piccolo investimento questo tuo abbonamento, perché se siete in tanti io posso dedicare più tempo a Viaggio Vero, posso ascoltare di più le tue richieste, mi puoi chiedere video, posso registrare più video e quindi posso aiutarti di più. C'è un altro modo però per sostenere il progetto Viaggio Vero ed è il canale Telegram Viaggio Vero le offerte. Qui vinci su tutta la linea, il canale è completamente gratuito. Sul canale ti passo 4 o 5 offerte giornaliere, 7 giorni su 7, sono offerte e promozioni di viaggio e che riguardano tutto il mondo del viaggiare, hotel, alloggi, assicurazioni, trasporti, oggetti, viaggio, utili, strumenti, qualsiasi cosa che riguarda il mondo dei viaggi, tutto in sconto e promozione. Insomma, come detto, canale gratuito, sconti e promozioni con cui risparmi, qui non so veramente cosa stai aspettando. Adesso qualcosa di diverso, veniamo al my dream, al mio sogno, sì, questo è il mio sogno, che in realtà potrei anche regalarmi, non adesso, però regalarmi fra qualche tempo, perché è una cosa diversa dal Samsonite, è una cosa che viene utilizzata in maniera diversa, anche se può in un certo senso fare lo stesso lavoro del Samsonite. E non venderò il Samsonite perché lo adoro. Di cosa ti parlo? Vabbè, di uno degli zaini più belli della Tropic Feel. Sapete come amo la Tropic Feel per le scarpe? Ti ho già fatto vedere i modelli che ho, ne ho 3, l'ultimo appena comprato e forse uno dei meglio in assoluto, The Sun, il modello, ricordatelo. Comunque qua ti parlo del modello Hive. Ripeto, non stiamo sul economico qui. Qui stiamo parlando di uno zaino in cui tu puoi acquistare gli accessori che ti servono. Quando lo acquisti, lo vedi scorrere qui, quando lo acquisti è quasi uno zaino da viaggio / computer semplicissimo. Poi però ci cominci ad acquistare i pezzi e passa da 22 litri a 46 litri e mezzo. Cioè è uno zaino che va da 22 litri a più del doppio con gli accessori. Cioè, per capirci, questo zaino qua si trasforma così, parte così piccolino, vedi, dentro c'è lo spazio per il computer, per tutto, eccetera, eccetera, ci attacchi le varie cose, vedete qua sotto stanno scorrendo i litraggi, ce li metti, c'ha tutte le cinghie, la roba, diventa una valigia, diventa un trolley valigia, ha tutte le cose che si attaccano esternamente, insomma, sopra, sotto, qui diventa qualcosa di pazzesco, c'ha una parte per le scarpe sotto, boom. 46 e mezzo. Insomma, qui stiamo parlando del futuro del futuro degli zaini. Non costa poco. Non costa poco, ti lascio comunque il link a Tropic Feel qui sotto. Questo zaino quanto costa? Te lo dico perché non voglio tacerti nulla e lo guardiamo insieme, non me lo ricordo mai. Ok, nel suo diciamo versione base, quindi solo zaino 229 euro. Come detto,
non stiamo sull'economico andante. Se prendi Hive più un accessorio, che quindi può essere, non so, il porta, tutto il porta PC, che c'è anche già dentro il porta PC, però magari ne vuoi un esterno, lo Smart Cube, il guardaroba, quello che poi si piega tutto, insomma questo è compreso uno, invece di 303 euro c'è uno sconto di 24 euro e lo paghi 2,79. Se vuoi coi due accessori, che è il pack migliore, è in assoluto il pack migliore questo, vai a 319 euro e scegli fra questi due fra questi tanti accessori. Con tre accessori, 3,64 a tre la scelta, poi c'è quattro accessori, 404 euro, ma direi che dopo stiamo su dei livelli, 5 accessori, andiamo quasi fino al 500 euro. Quindi se lo vuoi tutto, compreso di tutti gli accessori, costa 484 euro. Puoi pagare anche con Klarna in tre soluzioni, in tre momenti, però stiamo parlando di qualcosa di unico sul mercato. Ne ha tre di modelli di zaini al momento attuale: Tropic Feel, a mio avviso Live è il più moderno di tutti, anche più di quello appena uscito, il migliore in assoluto. Io se facessi un pensiero comprerei questo, magari con due o tre accessori, quindi al massimo lo andrei a pagare 364 euro. E credetemi, li vale tutti, perché è un investimento pazzesco. Costa un botto, lo sappiamo, ma abbiamo parlato della classe di P-Quadro, della qualità di P-Quadro e Tropic Feel è tutto, cioè nel senso che non è di pelle sicuramente, ma è di un tessuto che è indistruttibile, puoi farci qualsiasi cosa, si bagna e si asciuga in due secondi, è tanta tanta roba, non so come altro dirtelo. Quindi cioè qui stiamo parlando di un altro prodotto di altissimo livello. Ripeto, il link è qui sotto in descrizione, è alla home page di Tropic Feel, magari ti fai un giro anche per le scarpe. Io il modello Sun che ho comprato adesso sono voto 10, se al Canyon avevo dato un 8,5-9 e al Dune un 8, qui vado di quasi 10, non 10 è la perfezione, non voglio mai che sia perfetto, ma il Sun è quasi 10. Lo zaino è uno dei miei sogni, te l'ho detto, e come hai visto potrebbe essere affiancato al Samsonite per i viaggi soprattutto, per cui non lo so, ci penso un attimo e vediamo. Non è uno zaino da farci trekking, per capirci, è uno zaino da viaggio, ma da viaggio serio, e anche per roba elettronica. Siamo arrivati all'ultimo zaino di questa lista, una marca che i più smanettoni, i più hardcore degli zaini lo conoscono sicuramente, è la Everki. La Everki è una marca costosa, ma è forse uno dei migliori zaini porta PC, però ha una modularità da porta PC che non esiste, cioè questo è il classico zaino da gamer, ok? Ce n'è in varie dimensioni, varie misure, eccetera, eccetera. Quello che ti passo io è perché c'è uno sconto del 4% ed è, ci puoi mettere dentro un computer addirittura da 18,4 pollici, quindi un bel computer, un computerone portatile. Ce n'è anche da meno. Costa 160 euro, anche scontato. È uno zaino che, stiamo parlando anche qua, indistruttibilità incredibile, e guardalo indossato, è forse più maschile, sicuramente questo è forse più maschile, non è da uomo, non è solo da uomo, però ha una sua modularità pazzesca per tutta la roba elettronica che può contenere. È uno zaino da gaming, sicuramente uno zaino più da gamer che da, scusate, non da gaming, da gamer più che da tutti i giorni, sicuramente quello. Come la cosa bella che ha, ecco, un'altra cosa bella è che ha questa apertura a 180 gradi, perfetto per i viaggi, lo apri, lo posizioni sul rullo per i controlli ed è molto molto facile da utilizzare. In alcuni casi non ti fanno nemmeno tirar fuori il computer. Ripeto, questo zaino è da estimatori, amatori. Qualità eccezionale, qualità assurda, dovevo per forza mettercelo in questa lista di 5. Tutti gli zaini Everki ci stanno in questa lista. Io non l'ho preso perché mi sembrava veramente troppo da smanettone. Volevo qualcosa un pochino più sobrio, un pochino più, non dico da, non ho l'età per un Everki, ma no, ce l'avrei l'età per un Everki, però non lo so, mi piacciono un sacco, li ho provati, l'ho provato da un amico smanettone, devo dire che sono stato molto molto indeciso fra questo
il Nordeis, che è un altro mondo, e il Samsonite. Alla fine ho ceduto per il Samsonite. Avete visto, il prezzo era uguale. Come ti ho detto all'inizio, ho pagato circa 160 euro io il Samsonite, adesso è calato un po', e questo costa 160 euro. Il prezzo era identico. Gusto personale. Sicuramente sarei stato contento anche con le verchie, quindi devo metterlo per forza in questa lista. E ora lasciami ti ricordare un anno con Viaggio Vero, il modo che hai per ricevere una mail al giorno, tutte le mattine alle ore 9, con un consiglio di viaggio che ti passo. Un consiglio di viaggio che riguarda qualsiasi tipologia di viaggio, qualsiasi servizio di viaggio, qualsiasi ambito del mondo del viaggiare. 365 mail, dura un anno intero questo prodotto, e ogni mattina alle 9 ti ritrovi in casella di posta elettronica una mail con un consiglio di viaggio. Un prodotto secondo me a prezzo imperdibile per tutti, dai neofiti, da chi comincia a viaggiare, da chi viaggia non troppe volte all'anno, a chi invece si considera viaggiatore vero. Perché? Perché c'è di tutto. In un anno trattiamo tutti i temi, e l'obiettivo, l'unico grande obiettivo di un anno con Viaggio Vero è quello di viaggiare al meglio, farti, ma anche farci viaggiare al meglio, perché è una vera e propria enciclopedia del viaggio in cui sto mettendo tutto il mio sapere, tutto ciò che provo, tutto ciò che scopro. Quindi è un prodotto pazzesco, un anno intero di contenuti, un anno di contenuti a soli 77 euro, insomma. Pazzesco il prezzo, pazzesco il contenuto, la mole di contenuti, e l'obiettivo è sempre quello, viaggiare al meglio. Quindi andiamo in conclusione, video un po' diverso oggi, qua non abbiamo parlato di risparmio, abbiamo parlato di altissima qualità, zaini di altissima qualità che puoi utilizzare in viaggio, che puoi utilizzare tutti i giorni, in cui puoi mettere un sacco di roba elettronica e anche no, metterci vestiti, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, spero di averti dato un angolo diverso, ripeto, questo è un investimento, non è un vado di economico e spero che duri. Questo ho la certezza che durano questi zaini, e mi devo stufare io di utilizzarli, perché questi zaini sono veramente della vita, però hanno un costo. Però hanno un costo, come avete visto vanno in un bel range, fate voi. Vi ho fatto vedere quelli che ho, vi ho detto molto onestamente qual è il mio sogno, vi ho detto anche quelli che ho provato, sono 5, ve li consiglio tutti, non ce n'è uno che non vi direi di comprare, quindi anche perché se no non ve lo mettevo qui. A questo punto non mi rimane altro che chiedervi un pollicione verso l'alto se vi è piaciuto il video, se vi ha aiutato in qualche modo, e anche per far crescere la community di Viaggio Vero, e già per questo ti dico grazie, grazie infinite. Se non sei ancora iscritta o iscritto, beh, è il momento di farlo, con il pulsante che trovi qui sotto. E boh, i due video che stanno passando qui sopra sono sicuramente utili anche questi. Magari guardane uno e poi guarda l'altro e poi guarda l'altro. Guardali tutti!